E dunque, siamo giunti alla sfida finale contro i figli della notte. È passato oltre un anno e sembra che sia finalmente giunta l'ora di porre fine ai Nazume Eleven Go Chronostones. Prima di scagliarvi però nella sezione commenti a scrivere "La tua squadra fa schifo", sappiate che è la squadra della storia. Perché? Potrei inventarmi stupidaggini del tipo "continuity" oppure "anime" oppure "non avevo voglia per niente di allenare la squadra e di cercare altri giocatori e quindi ho semplicemente fatto dei mix-max un po' diversi per potenziare quelli che già avevo in squadra", che sarebbe la verità. Quindi, non perdiamo tempo e andiamo ad affrontare i figli della notte allo stadio del Cammino Imperiale. Scendiamo. E ora dove ci troviamo? Conosco questo posto! È lo stadio del Football Frontier, dove l'allenatore Evans e i suoi compagni diventarono campioni nazionali. Oppure è lo stadio del Cammino Imperiale, c'era scritto. Forse non l'hanno tradotto? O l'hanno lasciato uguale? Quindi, perché siamo qui? Che poi in realtà diventarono campioni nazionali nello stadio della Zeus e non quello classico. A meno che poi lo stadio della Zeus non sia diventato quello definitivo. Quindi perché siamo qui? Non ne ho idea. La macchina del tempo ha deciso di portarci qui di sua iniziativa. È un mistero bello e buono. Wow, gli stadi sono così silenziosi quando non ci sono gli spettatori. Saluti a voi, miei mediocri amici. Wow. Che accoglienza calorosa. Wolfram, Desmodus, cosa? Non abbiamo potuto fare a meno di notare che voi bocconcini siete diventati sempre più forti, in maniera ben poco discreta, aggiungerei. Insomma, che cosa dovremmo fare? Non possiamo certo lasciarvi diventare dei palloni gonfiati, quindi vi daremo una bella lezione. Esatto, per farla breve, uniremo le nostre forze. Che cosa? No, non è giusto! Cioè, noi possiamo andare in giro ad accaparrarci i giocatori più forti dell'intero universo? E anche nelle favole, tipo la leggenda di Re Artù? E prendere anche il loro spirito per potenziarci, però loro che uniscono le forze non va bene. Sei un po' ipocrita, mio caro Arion, è per questo che tutti quanti ti odiano. Anche perché è carismatico come una ciabatta. Siamo così potenti che i vostri ridicoli sforzi non meritano altro che una risata sardonica. Sì, so cos'è sardonica, anzi è un termine piuttosto desueto, ma metterla tutta quanta attaccata così. Siamo i figli della notte e voi non avete nessuna speranza di batterci. Un formicolio di entusiasmo mi sale lungo il pelo al solo pensiero di mettervi a tappeto. O forse è colpa delle pulci. Cioè, come faccio a fare Rovr? Dovrebbe essere tipo Roar, però. Andiamo avanti, non ci pensiamo. Delicato come sempre, Wolfram. Or dunque, si inizia? Ovviamente lui è nato nel 1700-1800, in teoria, visto che è un vampiro, ma in realtà potrebbe benissimo essere un semplice umano? Non lo so. Ma in realtà potrebbe essere solo un ragazzino che è appassionato di vampiri e cose varie. È un ultra evoluto, questo è chiaro. Per lo stadio non c'è nulla e vi faccio un attimino vedere la mia squadra, così potete insultarmi meglio nei commenti. Abbiamo quasi tutti i personaggi con seduzione, che non è stato affatto facile prendere la seduzione. Abbiamo ovviamente lui con Tezcat, beh, lui con Big l'ho lasciato. Abbiamo messo Vladimir, insomma, tiro abbastanza buono. Ovviamente, per potenziare i personaggi Miximax con i quali vuoi fare il Miximax, se li porti a un livello più alto è anche meglio. Siete pronti a cominciare la vostra ultima battaglia? No? Siete pronti a essere sconfitti? Ne parlo con te allora. Pronti a essere sconfitti? Roar! Ruggito! Farete meglio a prepararvi, risiamo. Le onomatopee sono sempre difficili da leggere. No, vabbè, la formazione è quella che ho, va benissimo così, quindi non capisco perché me la faccia scegliere. Va bene, ho tutti sopra l'80, però mi sa che ho Okita al 51, che poi neanche lo uso come Miximax.
Vabbè, però il livello è 80, tutti sopra l'80 in squadra. Tutti, tranne quelli lì che le riserve mi fanno calare di tantissimo il livello. Vorrei cambiare lo schema, ma lo cambierò dopo. Dunque, loro, vediamo un po'. Tutti all'80, ok, bloccati. Non posso neanche vedere se hanno i mix max, cosa che sicuramente hanno. Dorme in una bara e poi si lamenta di non sentirsi riposato. È furbo. Wow, ha tantissima presa per essere un centrocampista. Buono, eh. È importante avere tanta presa. Beh, lui è portiere. Waters. Lui, Running Water, è forte. Mi sembra che qualcuno lo usi per i Mixmax, ma non ricordo chi. L'ho visto da una partita. Forse i francesi. Ho visto un torneo francese. Però non mi ricordo chi era. Allora, come iniziamo con Zanarco? Aia. Già iniziano loro con lo spirito? A chi lo do lo spirito? Perché non vorrei che... Non mi segna lo spirito di Tescat? Vabbè. Non vorrei, dico, che poi lo do a... Vorrei darlo a Bailong o a Viktor. Perché sono loro che porto in attacco. Chi evoca? Spirito di fuoco? Tachyone. Più veloce della luce. Ma avrei i miei dubbi, eh. Però io evoco Pendragon! Wow, passaggio. Ehi, 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 allora, iniziamo standoci molto calmi. Con lui ho fascino con Gabi, perché c'era di default e quindi non volevo dargli anche seduzione. Che facevo bene a da... Colpo critico proprio per fortuna, eh. Perché lagga? Non capisco, mi dà fastidio sta cosa. Ok. No, sbagliato. Anzi no! Anzi no! Va bene invece, va benissimo! Giusto! No, vieni qua, Piverna! Ma perché con... Allora, sto in Miximax con Bailong. Perché non ho lo spirito di Tescat? Ce l'aveva! Vabbè, evochiamolo. Va bene così. Va bene così. Anche portiere, giustamente portiere attiva Coro Coro. Sembra la parodia Goro Goro. Un po' lontano, ma devo tirare. Dunque, il tiro sarebbe afflato bianco. Ora, un attimino di ragionamento. Se io vado con l'armatura, cambia il valore base? Vediamo un po'. No, il valore base non cambia. Però avrei come tiro 0 Magnum, Drago Draconiano, Uragano Bianco e tiro più. Normale. Andiamo con afflato bianco. 996 buono. Lui fa intorno all'800. Arrivo in porta, ecco, 893. Ah no, non fa la tecnica? Perfetto, gol. E uno è andato, vai. Sicuramente me ne faranno uno anche loro. Ma a JP ho dato mano di luce doppia. Volevo darla a lui perché, vabbè, ho detto che uso la squadra della storia. Si trova nel vicolo, se non sbaglio, o nel viale dello shopping con la macchinetta che ti fa prendere le tecniche con le monete di gioco della console. E mi sembra che ci sono anche tecniche di tiro nella macchinetta dietro al viale dello shopping. Ecco, vedi, a lui me lo dà però Re Bianco, perché ho fatto il Miximax con Quentin. Non lo so, evochiamo quello di JP. Ah, lo evoca lei. Ma scusami, allora non lo evocano né Wolfram né Desmodus? Wolfram so che ce l'ha, Desmodus non ricordo se lo attiva. Ah, peccato. Eppure aveva un bel po' di presa. Strano. Sono con Bailong. Ah, però... Ah però, non ho niente, normale allora, attacco. Poi cambio in armatura al prossimo scontro. Viverna Bianca! Ah, ok. Ah, per... Ma c'era lui, c'era la babapalla? Non era... Ah sì, è vero. Va bene, non mi... Non... Senti però, è un po' rotto il... Lo
Gabba sì, siamo. Fammela di siciliano, su. Vai, armatura! Amodo! E vince per mossa. E beh, certo che vince per mossa, una tecnica. E poi non consuma neanche troppo, a dire il vero, eh. Ah, io colpo critico ho fatto. Però 0 per 0 fa sempre 0. Non è che... Boh. Shooteroni? Shooteroni? Barriera assoluta. Trappola del fuori... trappola del fuori gioco. Ah, ok. No, volevo fare barriera di... Barriera lì, però... Ah, luce oscura, se non sbaglio, mi rallenta. Goldi? Gol di limone? Che tiro fa? Proiettile glaciale. Ah, lei è la controparte malvagia dello spirito di Njord, certo. 612. Ma a 800 ci arrivo tranquillamente con la mano del colosso. Allora, quando odiamo JP facciamo bene, no? Facciamo bene a odiare JP allora. Ma io prendevo il gol, dico, ma non da un giocatore random, da Wolfram o da Desmodus, ma JP. E ce ne vuole, eh. Dopo tutti mi odiano, e ci sarà un motivo. Che dici? No. Ah, no, no, non va bene. Riccardo, grande Riccardo. E ora con lui. Ah, ho il... No, armatura, perché ho scatto anomalo. Vai! Livello 3 se non sbaglio. Yessa! Pam, pam, pam. 920? Wow! Ah, ricca! Che fortuna! Pensavo Bylong. Ok. Andrei con Drago Draconiano. Perché ho vento di potenza, gli ho dato. Vai. Oddio, anche se usa la tecnica di parata, intorno agli 800 arriva. Sfera di porpora. Vai! Stordito! Mazzone, ragazzi! Ma che cos'è? 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 Evitiamo meme imbarazzanti. Che disonore. Già. Che disonore. Però, oggetti, un attimino. Devo capire. Allora, acqua da tavola. No, voglio capire come stanno messi con i PE. Nessuno ha sudore e lacrime, quindi non me ne frega niente di ripristinare i punti energia. Aspetta, chi era quello con Poké? Ah, 97 non è Poké, dai. Niente, poi per il secondo tempo un po' recuperiamo, quindi... Con calma, Andrelink. Va bene, usa la tua ipermossa. Ah, senza ipermossa, va bene uguale. Vediamo un po' se Wonder Trap funziona. No. Wonder Trap non funziona. Allora, JP. JP, ora tu mi fai il sacrosanto piacere di andare in Miximax. Grazie. E se posso permettermi... facciamo Gabi o Goldi? Goldi anche Xuanwu. Ah, Xuanwu. Xuanwu. No, facciamo Gabriel. Gabriel mi sta più simpatico di Goldi. Non per qualche motivo strano, ma Gabriel mi sta più simpatico. Tutto qui. Goldie è tipo più la mascotte. Come JP. Però JP è la mascotte inutile. Goldie almeno è più forte di JP. Impasto di Goldie! Ah, Argentia. Ecco, argento, no? E te li consumi tutta, mia cara. Oh, wow. Ah, colpo critico. Beh. Beh, allora... segnale delle Valchirie! Attacco! mia cara! Quando si usa una tecnica con uno spirito guerriero e tu non la usi...
Wow, subito in avanti. No, no, no. Grande. Kion, Kion. Kion. Wow. Uè, sì, vabbè, che valore era quello? Che valore era? Qua. Gabriel poi consuma pochi punti per la tecnica. Insomma, considerevoli punti. Diciamo che sono giusti. Ma... Ryoma! Ryoma non l'ho allenato per niente, poverino. No, ma dai! Ma quale fallimento! Ma tu sei un fallimento! In effetti sì, gliel'aveva detto fallimento. Ah, potrei fare Miximax. No, aspetta. No, non posso vedere come sto messo. L'azione. Goldi. Con Xiao Xiao. Con Xiao Xiao. Sao Sao. Eccolo! Ah, oh, capelli bianchi. È invecchiata male, Goldi. È Fei. Piccolo Fei. Fei, sei un deficiente. Perché hai fatto fare fuori anche Goldi in quella maniera. Non te ne rendi conto, birbone? Ho trappola di fuorigioco senza che io lo volessi. Allora, aspetta, aspetta. Dove sei? Ma dove? Ma cosa fai? Allora, tu stai qui. Sì, però ho due programmi aperti, per favore. Chrome non è neanche aperto, non lo so, cos'è che ciuccia la CPU? Avevo già premuto, maledetti! Attenzione, Andra Link fa una giocata che, non, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Neanche io me l'aspettavo, ci ho ragionato dopo, infatti. Eccolo qua. Vai. E ora? Perché ho evocato Victor? Calma. Calma. State calmi. Lo so che dovevo evocare Viverna, ma calma. Tutto vi sarà chiaro dopo. A questo punto lui dovrebbe... Era quello era palo, eh. Molto vicino al palo. No, no, no. Se ci... Oddio, forse. Con mani esperte? Tecnica tipo fuoco? Ehi, 666! Fine primo tempo. Fine primo tempo. A questo punto abbiamo recuperato un po' di punti energia, un po' di punti vita. Flexion ovviamente fa gol perché deve flexare. Menu, oggetti e ricarichiamo un po'. Vediamo un po' come stiamo messi. Oh, punti energia, perfetti. Ripristina completamente IPT. Oddio, qualcuno che sta messo davvero male. Gabi. Qualcun altro peggio? Gold, Bylong assolutamente. E Victor sta bene. Oddio, a sto punto. No, me lo tengo uno. Uno me lo tengo. Buono, buono. Buono. Chi evoca? Garas. Ah, Garas, forte. Però lei ha lo spirito, non vale. Nastri paralizzanti. Ma insomma, sta partita è un po' una chiavica, sinceramente. Sono molto forti, hanno un contrasto eccellente. E ecco, infatti, vedi? Senza neanche la tecnica va bene. Boh, ma stava volando! Come l'ha presa senza saltare? Me lo spieghi? I need answers, ok? Ora, para questo. La partita deve intrattenere. Vai, uragano bianco. Non me ne frega se non è forte come... infatti, vedi. Però è extra perché, vabbè. Mani esperte, fa un'altra volta il numero della bestia. No, niente numero della bestia. E Uragano Bianco mi ha ripagato 3 a 1. Se mi fanno un altro gol, non me ne frega niente. E poi potevo anche giocare con la squadra a livello 99, ma...
Il divertimento dove sarebbe stato? È facile a dire la tua squadra fa schifo, io l'ho affrontata al livello 70 e ho vinto, cosa che trovo improbabile, se non dopo con almeno 150 try, però ragazzi, su. Cosa state... Mamma mia, che fa... Queste sono le giocate dei perdenti! Ah, era proprio quello che aspettavo. La passione, la furia. Il mio sangue di vampiro mi ribolle nelle vene. Avete risvegliato il lupo che è dentro di me. Attenzione, morde. La sconfitta è scritta nel vostro destino. È il momento di chiudere la partita. C'è una minima possibilità che io possa parare questo tiro con l'armatura? Mark Evans o Endo Mamoru, io chiedo il tuo aiuto. L'hai creata tu nell'anime questa tecnica. Mano di luce doppia. Allora, se Mo non la para, se non la para, io ribalto la scrivania. Che poi è abbastanza grossa sta scrivania. Complimenti! Non tanti complimenti. Non troppi, eh. Asteroccia? Ah, con... sì, bene, bene. Tanto fuoco più. No. Se fa... No, no. Allora, gioco... Ah, bene. No, non in questo... Ma perché? Mannaggia! Allora, la webcam è andata fuori uso, non so perché, ma purtroppo mi si sfasa. Non so perché, ragazzi, ma la webcam da un po' di tempo mi dà problemi. Non mi appare più nei feed, quindi. È andata. Vabbè, fa niente. Beh, vediamo chi la dura. Asteroccia! Arion, sei da solo. Eccolo, eccolo, Victor. Victor, in mix. È ancora in mix, Max? Non mi ricordo. Predatore nero? No. No, vado in armatura. Perché ho fuoco più. E abbiamo rovesciata micidiale. Vai così. Colpo critico, che schifo! Colpo critico solo quel poco ha fatto. E vai, 4-1. Bene. 4-1. Io direi che la partita... Mo' mi tiro la scalogna, però sì, è siglata? Ok, Kayon. Kion, a te, a sinistra. Ah, preso! Però? Vabbè, è un bufalo, porca miseria. Ma la palla era di Zanark proprio. L'avete visto, no? Salto esplosivo si è evoluto fino al massimo. Buono! E 2Z! Buono, mi piace. Ah, fregati! E ora? Armatura, ci sono già. Mi ero dimenticato di essere l'armatura. Abbiamo tornado di fuoco e rovesciata micidiale. Io farei tornado di fuoco a dire il vero. Dai, voglio divertirmi su. Non voglio fare gol a tutti i costi facilmente. Vabbè, 501. Però allora mi vuoi male proprio, gioco. Dico, mi premia perché mi diverto, invece no, devi soffrire, Andre Link. Va bene, soffro. Ah, quando li odio, quando fanno sti passaggi. Spirito guerriero, di chi? Di chi? Ah, suo! È un vampirazzo? Sì, Glenr.
Goldie! Goldie Suprema! Ma che mi combini, Goldie? Fantastica! JP, beh, neanche ti tratto a te, JP. Oh! Oh! Che famo? Che famo? Mi prendi in giro? Vabbè. Oh! Come peccato! Come peccato! Attenzione! Gabri? C'è Gabriel? Luce demoniaca, è certo. Un vampiro. Ma... 54! Esagerato! Vai, asteroccia. Vabbè. Ma poi in montagna luce demoniaca, oh! Io sono fuoco, ho l'elemento fuoco. Ho seduzione, se non sbaglio. A parte che, oddio, è ambiguo Desmodus, mo non è per dire nulla. Vai! Luce demoniaca! Segnale delle Valchirie! Ha vinto lui. Ah no, è vero, è montagna che è forte contro fuoco, ora ricordo. È vento che vince contro montagna, giusto? Si è finito lo spirito! Boo! Boo per te! Mano di luce doppia! Vediamo un po' come se la cava lui. Ah, colpo supremo. Complimenti. Ah! Desmodus è un po' forte. JP, colpo critico, colpo critico. Ora mi serve. Va bene. Vabbè. Vabbè, 4 a 2. E comunque sia il tempo è finito. Goal! Che scarica di adrenalina! Ma chi è che parla? Wolfram era? Pff, lupetto. È il lupetto di Twilight. Che bellezza, che splendore. Cantrup pesce e entra Scizor. Pokémon? Scizor. È finita! Signori, 4 a 2. Un gol me l'aspettavo, il secondo un po' di meno. Però si sono comportati bene tutti. Tranne per il fatto che hanno un contrasto più forte quelli della squadra dei Fili della Notte. Molto molto bene, bravi. Vediamo un po' se vinciamo qualche oggetto. I cani, no? Quando guaiscono. Com'è stato possibile sconfiggerci con il nostro nobile pedigree? Sei un lupacchiotto. Facile come bere un bicchiere d'acqua, la vittoria è nostra. Io non darei troppo retta a Goldie. Pass Top Secret 2. Oh, un pass per dei amichevoli. Bene, bene, bene. Che non sapevo neanche mi servisse. Ottimo. Ah, qui ora compare una pietra parallela. Perché sicuramente ci faranno fare un rematch. Però al massimo della forza credo che siano. Tipo 99. Ottimo ragazzi, ce l'abbiamo fatta. A meno che non compaiano in delle amichevoli al 99. Se penso che questi piccoletti hanno battuto i Fili della Notte. Per caso ci avete preso in giro tutto il tempo? È stato un incontro divertente però, ammettilo. Oh, oserei dire che hai ragione. Per quanto disdegni ammetterlo, del domani non c'è certezza. Vuol dire che è stata una bella partita. Siete stati bravi. Non riesco a muovermi. Se ne sono andati. Dove? Oh, non ci credo. Cosa? È per questo che ce li fanno scegliere sul Galaxy? No. Porca miseria. Chi sei? E perché credi di avere il diritto di trascinarci qui? Immagino che tu conosca noi e i nostri poteri, dico bene? Siete senza dubbio due individui straordinari, ma non potrebbe importarmene di meno. Avere del sangue fuori dal comune che scorre nelle vene, per quanto sia eccezionale, non ha alcun valore. Non mi interessano concetti astratti come quello di potenziale. Solo ciò che è reale cattura il mio interesse. Ciò che cerco è una forza che supera la comprensione umana. Sono tornato in questo mondo per trovare persone dotate di tale forza. È questo il volere del pianeta. Il volere del pianeta? Ma di cosa parli? Non pensi di stare leggermente esagerando?
Hai bisogno di individui forti? È per questo che ci hai radunati tutti qui? Esatto. Ma i vostri poteri non sono degni della minima considerazione. Voi tutti dormite sugli allori, soddisfatti delle vostre abilità. Perciò non potete sperare di raggiungere il livello che desidero. Non farete altro che lavorare per me e trovare coloro che giudico davvero forti. Ah sì? E come pensi di convincerci? So bene che state abusando dei vostri poteri. Di questo passo finirete in una cella senza neanche rendervene conto. Ed è una minaccia, per vostra informazione. A voi la scelta. Sì, non sarai tu la mia scelta. Non ti seguirò. Non credo che comprendiate fino in fondo. Io controllo i vostri poteri. Non potete fermarmi. Allora credo che possiamo considerare la vostra decisione come definitiva. Potete chiamarmi Avo. Dominerò le tenebre e prenderò i forti sotto la mia ala. Affronterete qualsiasi sfidante e lo batterete. Sfrutterete le vostre potenzialità al massimo. Sono stato chiaro? L'Avo ha parlato. Abbiamo tutti un ruolo, quindi diamoci da fare. Bene, interessante. Perché Avo però? Non si chiama Astero Black lui? Ma, vabbè. Non credi che i tuoi metodi siano un po' autoritari? No, impareranno. Scopriranno oscurità sconosciute dentro se stessi e dovranno capire come gestirle. Questo è solo un modo di vedere le cose. Il mio. Può darsi. Ad ogni modo non abbiamo più molto tempo e non possiamo istruirli. Non c'è ragione di preoccuparsi. È tutto sotto controllo. E questo mi fa solo incapponire ancora di più perché Inazuma Eleven Go Galaxy non è uscito in Italia e non uscirà mai. Che fine hanno fatto Wolfram e Desmodus? Cavoli però, io ho sempre tempi biblici per fare il post-game. Se l'avessi giocato un po' prima mi sarei goduto Galaxy leggermente di più. E quella cos'è? Riferimento a Dario Moccia, probabilmente. Una pietra parallela. Esaminiamola più da vicino. No. No? Mi fa fare la sfida? Ad ogni modo, questo video termina qui. È passato oltre un anno e mezzo, se non sbaglio, da quando ho finito Inazuma Eleven Go Chrono Stones. Devo ammettere che dovevo portare molto prima questa partita. Sicuramente prima di Inazuma Eleven Galaxy, ora che so di questa scena finale segreta. Però vabbè dai, alla fine l'importante è stato che l'ho portato e posso concluderlo definitivamente al 100% e non parlarne mai più. Ora, se volete nei commenti scrivermi quanto fai schifo a giocare e quanto la tua squadra faccia schifo, liberissimi di farlo, non me ne può fregare di meno. Perché tanto, io l'ho detto, la squadra è quello che è e gioco perché per il gusto di farlo. E come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, come sempre in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!